Bentornati in studio, ci ha raggiunto la nostra Claudia per un piccolo ritardo. Buonasera Claudia. Buonasera, buonasera. Allora, la Juve ieri sera ha vinto, anche tu hai pronosticato la vittoria, Sì, te lo chiedo subito, beh, ottima partita. 6-1, un gol spettacolare di Pogba, quindi la doppietta di Giovinco è stata una partita, direi, stupenda per Benissimo, dai, la quindi Juve. direi fantastico. Sì. Noi stavamo parlando del Milan, di Fernando Torres, di questo giocatore che sembra essere un po' rinato adesso nuovamente in Spagna, però torniamo anche nuovamente al campionato di Serie A. Allora andiamo a vedere subito cosa accadrà nella prossima giornata, perché sono partite veramente molto interessanti, soprattutto quella fra Lazio e Napoli di domenica alle 12:30. Allora vediamo se dalla regia ci mostra la grafica. No, mi dicono che non è disponibile, andiamo avanti lo stesso. Partita comunque importantissima, quella fra Lazio e Napoli domenica alle 12:30, e qui in casa Napoli comunque Claudia si parla di Si parla Higuaín. di Higuain che vorrebbe raggiungere la Champions e come vi può sembrare la scelta no, di questo Giocatore, giocatore? visto che sono tante Come, squadre che che se si lo contendono il contendono? terzo posto, Beh, Angelo. secondo me è l'obiettivo giusto di un calciatore di quel livello. Ormai anche il Napoli o si mette a mettere a posto le situazioni ed investire su giocatori sicuramente per me da centrocampo, da centrocampisti e difensori. Perché il Napoli, secondo me, la difesa che ha il Grazie. Napoli non è assolutamente all'altezza per poter, se no questo giocatore ha altre mire e è anche giusto che abbia le possibilità per andare in Champions. Certo. Tu, Emanuele, cosa ne pensi? È un Ma gran io, giocatore che sicuramente fa tantissimi gol. ma secondo me è Qual è a un tutti i ottimo costi? giocatore, secondo me ce la farà a raggiungere la Champions quest'anno. Io credo che comunque il Napoli può riuscire ad arrivare tranquillamente alla Champions quest'anno. Quindi questo spero che rimanga nel campionato italiano, perché comunque è un ottimo giocatore e sta facendo vedere quello che vale. Certo. Marco, se ce la fa Higuaín, non ce la fa l'Inter, però. Beh, intanto vediamo questo match tra il terzo e il quarto posto, che è l'Olimpico, che è forse la partita più interessante anche dal punto di vista tecnico dell'ultima giornata d'andata. Lo ricordiamo che siamo ancora all'andata, perciò c'è Sì. ancora tanto di quel tempo da. E mi sembra che questa qua ci darà la risposta veramente tra queste due, intanto chi può essere la più forte, poi verrà fuori il pari, allora c'è spazio Per eventualmente tutti. anche per quelle che seguiranno. Comunque Napoli ci sta con i gol di Higuaín, magari con un Caleón che riprende anche lui a segnare, abbiamo visto Mertens in leggera ripresa, insomma tutte le carte in regola, il Napoli per essere lì davanti e per puntare al terzo posto. Poi per le altre devono guadagnare intanto punti rispetto a questa ed eventualmente alla Lazio. Certo, poi Staremo a ricordiamo che vedere. c'è di mezzo sempre anche l'Europa League, la Coppa Italia per queste squadre, Esatto. qui sono anche altre competizioni, il campionato è ancora lungo, c'è tutto un girone di ritorno da giocare, mentre domani scenderà in campo l'Inter contro l'Empoli. L'Empoli non è una squadra facile, Angelo. No, sicuramente è una squadra che è di corsa, una squadra che ti mette in difficoltà col ritmo e tutto come ha già fatto con le altre squadre, però come dicevo settimana scorsa per l'Inter, ormai l'Inter deve fare un filotto per andare vicino a questa situazione. Se poi il risultato di Lazio-Napoli fosse tranquillamente un pareggio, l'Inter arriva vicino, poi si può giocare con tutti a questo punto, perché poi non è così tanto il distacco con le partite a tre, con 3 punti. Cioè, secondo me l'Inter deve fare un filotto per poi dimostrare. Sembra che si è avviata a fare una cosa importante, e vediamo, però il favorito deve essere l'Inter. L'Inter non ha un altro risultato se non la vittoria. Sì, Manuel, l'Empoli ha messo in difficoltà un po' tutte le big Sì, è quest'anno. vero, è vero. L'Empoli, devo dire la verità, gioca bene, mi piace come gioca, e però devo dare ragione comunque ad Angelo, perché l'Inter deve per forza vincere se vuole comunque andarsi a giocare una Champions, comunque arrivare tra i primi posti, e per forza deve fare filotto e cercare di vincere questa partita, assolutamente. Certo, Marco, come dicevamo prima, l'Empoli è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le big, grazie ad un ottimo tecnico anche che ha sulla panchina, che è Sarri. E sarà l'occasione di vedere in campo Shaqiri finalmente. Sì, è l'occasione magari di fare l'esordio di Shaqiri, magari per tutti anche giocare tutti i 90 minuti. E la partita è complicata perché l'Empoli è una delle squadre che corrono, è una delle squadre che sa giocare a calcio.
Però il risultato bisogna che l'Inter punti alla vittoria se vuole recuperare. Questo è l'unico che vale anche per le altre che seguono, Fiorentina, Genoa, e se c'è Sampdoria, sì, e via discorrendo. Perciò il risultato per l'Inter deve essere uno solo, specialmente se incominciano a giocare i due nuovi, si devono inserire e devono far vedere che c'è questa possibilità realmente, non solo per puntare all'Europa League, ma eventualmente per puntare anche a qualcosa di più. Certamente, perché comunque, come dicevamo prima, è tutto in ballo. Il Milan invece affronterà domenica l'Atalanta e lo stesso Milan ha dichiarato che vuole arrivare davanti l'Inter, Manuel. Secondo me sarà molto 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 difficile, anche perché una cosa che mi ha dato un po' fastidio dopo la partita in Coppa Italia contro il Sassuolo, Inzaghi mi dice che ha visto un grande Milan, un ottimo Milan. Forse Inzaghi non si ricorda i grandi Milan dove ha giocato lui, era un altro grande Milan, era un altro Milan. Ha giocato, però abbiamo avuto difficoltà contro il Sassuolo, anzi dico di più, contro molte riserve del Sassuolo, e tu sei il Milan, devi fare la differenza, cioè questo è il problema. Non vedo questo grande Milan, non vedo questa grande enfasi, quindi non so, anche sono perché preoccupato. In casa mia comunque si parla di mercato, si cerca un terzino, si pensa ad uno scambio con El Shaarawy, poi si parla di destro, non so, c'è tanto adesso movimento intorno al Milan, anche perché ha bisogno di fare degli acquisti. Sì, assolutamente, deve fare degli acquisti per rinforzare questa rosa, perché siamo veramente in alcuni reparti abbiamo delle lacune importanti, tipo adesso sento anche parlare del rinnovo di Essien. A me non è piaciuto, non mi è piaciuto come quello che ha fatto. Abbiamo preso per la Champions, è quello che praticamente ci ha fatto fare il passo indietro in Champions. Ha fatto dei grossi errori che da un giocatore di quell'esperienza non si possono accettare. El Shaarawy, come dicevo prima, io credo che non sia un giocatore finito e che lui possa rimanere e continuare. Bisogna crederci e che la squadra giochi per lui. In questo momento il Milan non sta giocando. È un giocatore su cui sicuramente si può costruire, su El Shaarawy, giusto Angelo? Io non sarei tanto di quel parere, visto come sta facendo El Shaarawy. Secondo me deve cambiare aria, perché al Milan è sempre in discussione. Gioca una buona partita, è bravissimo, alla partita dopo gioca male, ogni partita è in discussione. Poi il Milan deve fare una cosa, deve fare chiarezza. Se vuol giocare con una punta, se vuol giocare con come sta giocando e tutto. Lì c'è poca chiarezza, è inutile che continuiamo a dire il Milan. Nei giocatori che ha il Milan, se gioca in quella maniera come vuole giocare, poi l'illusione di dire abbiamo fatto una grande partita col Sassuolo, non si dimentichi che il Sassuolo poteva anche vincere questa partita, che poi l'ha persa 2-1. Sì. Cioè, quindi tante volte il Sassuolo sappiamo che forza ha, che è una buona squadra, sicuramente gioca bene, ma adesso non continuiamo a dire Milan, perché secondo me proprio lì c'è da mettere in discussione un po' di gente lì, l'hanno detto anche loro, sì. Direi che più o meno è questo il problema, la chiarezza che non c'è. Pazzini fa una buona partita, viene servito, fa un gol, adesso tutti no, ma bisogna trovare il modo di far giocare Menes come che era prima finto 9, per adesso far giocare Pazzini. Poi c'è da quel punto di vista lì, se ve l'avessero fatto qualche altra squadra, non è da Milan questo, era più da Inter, una confusione un po' così, sì, per dirla quello che sento dai tifosi, era un quindi, po' da Inter. E questo è il classico esempio che possiamo prendere con l'arrivo di Mancini all'Inter, è arrivata più serenità, è arrivata più chiarezza comunque, cosa che invece al Milan non c'è, come dici sì, tu. È proprio il contrario, uno esatto. Preso dell'altro, è arrivato un competente, sul mercato, è l'idea proprio che c'è qualcosa che non va, punti su destro, però vogliono 18 milioni, allora si pensa ad eventualmente di dare in cambio qualcosa, però il Shaarawy lo vuoi tenere, cioè non si capisce, e si è anche parte, poi si è anche c'è il rinnovo, cioè io vedo notizie che certo. Sono anche abbastanza contrastanti, a parte sì. Che non sono così vere poi tutte le notizie. Adesso quello che si dice adesso in questi giorni è fantacalcio. Sì, un po', c'è anche un po' di casino, passatemi la parola. È fantacalcio, ecco, infatti voglio chiedere, a proposito di fantacalcio, il Shaarawy all'Inter ti piacerebbe? Ma è uno dei giovani che può essere, che può andare bene. Ad esempio vedo che ultimamente lui fa anche delle buonissime cose, anche col Sassuolo, però poi sbaglia dei gol incredibili e delle...
non so, è un momento anche lui che un po' poi non si sente ovviamente, come ha detto prima Angelo, sicuro del posto, e anche lui forse non rende come dovrebbe rendere, proprio per quei motivi lì, che non c'è chiarezza, insomma. Certo, mentre vorrei parlare anche di un'altra notizia di mercato del Palermo, perché ha un ottimo giocatore che è Dybala, che pare l'Arsenal sia sulle sue tracce, però Zamparini chiede 40 milioni per questo giocatore. Beh, ma Zamparini farà l'affare, eh? Inutile stare a 50 anni. Zamparini è uno che ci vede lungo, l'ha detto quando l'ha preso, ha detto io lo prendo per poco e lo vendo, e lo vende. Il minimo vale 40, e questo vedrai che farà la fine di Pastore. E di, poi non è la prima volta. Esatto, non è la prima volta. Anzi, oggi leggevo che i quattro colpi di Sabatini, che quando era a Palermo c'era Hernández, che quanto hanno preso, rivalutazione. Non è la prima volta. Cavani, quanto hanno preso. Questo qui è uno, beh, Zamparini è... È un finto casinista, ma sa bene quello che vuole. Quindi vale 40 milioni secondo te, Manuel? Guardando un po', non so se può valere 40, forse qualcosina in meno. Però Zamparini riuscirà magari. Magari 40 no, secondo me sui 25-30 potrebbe vendere. Non lo dà via, secondo me lui. Non è proprio fissato, quella è la cifra minima. Ne ha venduti anche. Tanti. Potrebbe essere, poi fatto perché degli è capace. Affari clamorosi. È capace, Palermo, esatto. Sì. Quindi, poi hanno anche interessantissimo la quell'altro Vasquez. Il centrocampista che sa anche fare i gol, che sa anche andare in rete, perciò cioè, hanno dei giocatori interessanti. Certo. Non so se è quella cifra, che è un po' una cifra importante. Vabbè, quindi, però mentre pare sia ormai veramente siamo agli sgoccioli, e pare che abbia trovato l'accordo con la Samp, e quindi Marco, tu l'hai vista all'Inter. Lui è un po' vecchiotto adesso. Sembra un po' il tra virgolette, il nonnetto di quello che era a Milano, però insomma la Sampdoria intanto è anche lei al quarto posto, e abbiamo detto bisogna non sottovalutare troppo le situazioni, perciò se dovesse arrivare anche... Alla Samp può essere magari sì utile. Io so che lui, Mihajlovic, è un grande allenatore, perciò non dico che l'abbia cercato lui, perché credo che sia anche un'operazione molto d'immagine del nostro Veperetta, del presidente Ferrero. Però può essere un giocatore che a ritornare magari qua a Milano gli fa bene l'aria di Genova, e magari dà quel qualcosa in più alla Sampdoria, che non certo. È da sottovalutare per i posti alti della classifica. Visto che non manca tantissimo, Claudio, volevo chiedere una cosa anche a te, visto che abbiamo parlato questa sera di molti ragazzi giovani, di Pogba, di Dybala, comunque giocatori che valgono tantissimi soldi. Sì. Tu adesso, come hai messo in questo momento il campionato italiano, punteresti su un giocatore giovane, quindi lo terresti a casa tua, oppure lo venderesti per queste cifre? Io sono sempre dell'idea di puntare sui giovani, sempre, perché secondo me possono dare di più, l'esperienza se la costruiscono col tempo. E poi soprattutto se vuoi arrivare a vincere, certi giocatori sono veramente così forti, magari certe squadre è meglio che li tengano. Ma sì, assolutamente. Sì. Beh, giovani come lei. Esatto, è per questo che abbiamo chiesto, è per questo che infatti l'abbiamo chiesto a lei anche questa sera. Noi siamo in chiusura. Angelo, momento pronostico come ogni venerdì sera. Partiamo da Empoli-Inter, che si gioca appunto domani alle 18. Come ho già detto, obbligatorietà di vittoria dell'Inter. Sei pronto a segnarteli per andarli a giocare? Li vado una volta. Quindi, che, esatto. Se indovina anche il risultato pieno, mette paura. Qualche volta Palermo-Roma? Sì. Partita 1x. 1x. Lazio-Napoli? Pari. Milan-Atalanta? È una partita difficile, quello che è, però direi do fiducia al Milan, 1. E infine Juve-Verona dopo la vittoria. Bene, no, anche lì è come la storia dell'Inter. Tu dai nuovamente... Non c'è neanche da scontata. Discutere. E poi c'è una bomba di Angelo che ci dovrei dire poi adesso nelle prossime puntate. Più avanti. Più grossa di quella di Conte dell'anno scorso. Penso proprio di Sevi, sì. Quando la svelerò penso proprio di sì. Benissimo, a me non mi resta che salutare. Grazie a Marco Vasoni per essere grazie, stato con noi. Buonasera. Grazie amici. A Manuel Del Conte. A voi, alla prossima. Grazie ad Angelo Fogagnolo. Grazie a voi, grazie buonasera. Grazie a Claudio. Grazie, alla prossima. Ricordiamo come contattarci. Iscriveteci sulla mail info@stnews.it e l'hashtag altro studio sport. Benissimo, grazie ancora per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata.